Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sempre con quelli di Mai di Martedì. Sono qua in compagnia del mio amico Matthew111 e Bruno. Ciao ragazzi. Oggi, allora, innanzitutto devo dire una cosa. Non so se questo è l'ultimo video oppure ce ne saranno altri. Penso che ce ne saranno altri, sono stato... Magari sul campo, mentre ma... Anche. O comunque può darsi che li registrano loro proprio sul campo e poi li caricheranno sulla loro pagina. Quindi vi invito ad andarli a seguire su appunto Mai di Martedì, sulle loro pagine social, Instagram, non so, avete quelle Facebook? Ovvio, perché ormai tutti hanno tutto. E quindi andate a cliccare là. Andate pure sulla mia pagina, raga, se avete tempo, in sport.sport.fit e lasciate un like. Io ancora MySpace. Ancora MySpace. Dai ragazzi, se vuoi sentire. Vabbè, ha fatto la storia, appunto il tempo suo. Allora ragazzi, oggi parleremo, come al solito ragazzi, vi ricordo che sto portando questo nuovo format, cioè noi stiamo registrando il video da caricare su YouTube e nel frattempo siamo live, qua è volata una pallina, un cuscinetto, e siamo live praticamente in diretta su Instagram. Quindi ragazzi, potete tranquillamente seguirci quando volete e dove volete. Oggi andremo ad affrontare un altro argomento molto interessante, che è quello che riguarda la bicicletta nella sua totalità, sarebbe quello del telaio, ok? Quello che compone fondamentalmente lo scheletro, ok? Abbiamo parlato da come è stata fondata Mai di Martedì, AMD e BDM. È uno spin. Eurospin MDM, a come si progettano i percorsi. Stiamo facendo questo excursus praticamente dal mondo della bicicletta e non solo. Adesso andiamo a parlare del telaio. Ecco, il telaio, le varie geometrie, sì. Ecco, come, che cosa potrebbe essere, come si calcola, che cosa, come può influire su quello che fate voi. Ecco, raccontateci, parlate del telaio. Prego. Allora ragazzi, aspetta, guarda, questo è forse il sesto settimo video di fila che stiamo registrando, quindi iniziamo ad essere stanchi un po' stessi. No, a parte gli scherzi. Allora, il telaio è la parte fondamentale della bicicletta. Ok. Il telaio viene suddiviso in diverse tipologie di materiali, ok? Abbiamo telai in alluminio, come questo, 60-61, quindi tra i più leggeri che c'è in commercio. Possiamo avere telai in titanio, che sono più leggeri, più reattivi, ma costano veramente tantissimo. E sono quelli più rari per quanto riguarda la mountain bike, ma un pochettino più comuni per quanto riguarda la bici da corsa, e sono tra i telai più ricercati. Poi, oltre a questi due materiali, c'è il famosissimo, ormai famosissimo, telaio in carbonio. E, diciamo che la differenza sostanziale, oltre al lato del portafoglio, quindi c'è una questione di costo, differenza di costo veramente notevole tra uno e l'altro, e poi il comportamento che la bicicletta assume in base proprio alla conformazione del telaio stesso. Quindi avremo telai in alluminio che si comportano in un determinato modo, telai in titanio e carbonio in un altro. Le caratteristiche che contraddistinguono, io farei giusto una distinzione tra alluminio e carbonio, che sono quelli più comuni, sì, sono proprio sulla rigidità e sull'elasticità del carbonio su andare ad assorbire le varie asperità dei terreni. Quindi abbiamo un alluminio che si risulta essere un pochettino più comodo sulle sconnessioni del terreno, in quanto riesce ad essere un pochettino più flessibile rispetto al carbonio. D'altro canto però il carbonio è molto più reattivo, quindi è molto più rigido dell'alluminio, quindi ci permette di trasferire più forza durante la pedalata e soprattutto nei cambi di direzione, soprattutto nel veloce, nel misto veloce, in modo veramente superlativo. Io ho avuto la possibilità di provarli un po' tutti, anche se adesso, come dicevo prima, gli allumini di ultima generazione, i carboni, sono veramente quasi simili, parliamo proprio di differenze di pochi grammi, però a livello comportamentale la differenza si sente e come. Quindi la differenza sostanziale è proprio quella. Ci sono i pro e i contro. L'alluminio risulta essere molto più robusto in caso di urto, sì, quindi purtroppo, essendo uno sport abbastanza adrenalinico e pericoloso, gli urti vanno messi in preventivo. Su delle cadute, magari con l'alluminio si riesce a uscire con qualche ammaccatura sul telaio, mentre il carbonio risulta essere molto delicato se prende colpi secchi in un unico punto praticamente.
risulta essere molto più robusto di altri materiali, attenzione. Quindi sono stati fatti dei test, sia alle sollecitazioni che alla forza che si riesce a imprimere sul telaio stesso, però purtroppo il carbonio ha un punto debole. Gli urti nell'unico punto, praticamente. Se dovesse prendere uno spigolo di una pietra, che ne so, di una roccia, potrebbe inclinarsi e comunque rompersi, mentre l'alluminio sembra essere... risultare più robusto, tutto qua. Poi è chiaro che da telaio a telaio, in base alle varie discipline che andremo a fare, cambiano le geometrie. Le geometrie sono quei disegni che praticamente determinano l'apertura e la chiusura dell'angolo di sterzo, che permettono quindi alla bicicletta di avere un carattere ben definito, o di salita o di discesa. Quindi, in base all'angolazione del telaio, e magari poi facciamo vedere anche sulla bicicletta che abbiamo qui, vanno a determinare se sono, e poi facciamo vedere se sono sul campo. Sì, più orientata alla salita o alla discesa, tutto qua. Ecco, ragazzi, un argomento relativamente breve, cioè comunque... Sembra facile, ma non lo è. Sembra facile, però comunque può determinare la riuscita, comunque la cattiva riuscita di una discesa, di una salita, insomma, di una gara. Ecco ragazzi, questo video è stato abbastanza appunto concentrato. Abbiamo detto in generale quello che è il telaio, come viene composto, i diversi tipi di materiali. Questo video finisce qua. Come al solito ragazzi, io vi ricordo, come detto all'inizio, di seguirci anche sulle nostre pagine social, di mettere un bel like, un bel follow a Mai di Martedì e a seguire anche me con in.sport.fit. Io spero che ci saranno altri video, non lo so, dobbiamo vedere sinceramente come organizzarci. Per adesso questa serie finisce qua, ma non è detto che sia appunto l'ultimo. Torneremo forse. Però. Io spero, lo spero, lo spero. Anche perché è una realtà crotonese che c'è, sta crescendo e io spero che possa crescere sempre, sempre di più. Per adesso ringrazio in maniera veramente sita di cuore tutto il gruppo Mai di Martedì che ci ha concesso di fare queste riprese direttamente dal loro covo, che sarebbe questa mansarda di arredata dove vengono studiati i percorsi insomma, e le dinamiche di una gara. Io ringrazio il mio carissimo amico Matteo che è stato qua, è stato veramente presente, è tutto nostro, dato con lui ci siamo organizzati, e poi naturalmente anche il grandissimo Bruno che ci ha concesso, ci ha onorato della sua presenza, ha potuto dire la sua. Ok, grazie. Quindi ragazzi, io vi saluto e buon allenamento da eSport. E ci voglio ciao. Ciao.